Allora, buonasera a tutti e benvenuti alla seconda edizione del Casse Deal Awards. Innanzitutto, e nonostante tutto, questo premio quest'anno sarà ed è un grande successo. Abbiamo 60 quasi casse edili partecipanti, 1.500 imprese segnalate dalle nostre casse, 1.000 consulenti del lavoro e intermediari e 5.000 lavoratori. Questa sera premieremo i primi arrivati di questo numero enorme di consulenti, imprese e lavoratori. Prima di chiamare il nostro presentatore, vorrei ricordare che cos'è Casse Deal Awards, qual è lo spirito. Casse Deal Awards ha un obiettivo, certamente un obiettivo ambizioso, perfettibile. Ci sono tante cose che possiamo fare, dobbiamo migliorare per renderlo sempre più aderente a quello che è lo spirito che intendiamo raggiungere. Intanto è quello di raccontare i valori positivi del nostro sistema, del sistema bilaterale, raccontarli anche fuori da quelli che sono i confini dei nostri addetti ai lavori. Questi valori sono la regolarità, la correttezza, la puntualità, la competizione leale, il rispetto del lavoro e la dignità del lavoratore. Sembrano parole vuote, ma non lo sono, e noi oggi le vogliamo descrivere, non in maniera retorica, ma facendo raccontare la storia ai protagonisti, a quelli che incarnano questi valori. E quindi i lavoratori, il loro nucleo familiare, i consulenti, che noi definiamo e vorremmo definire gli ambasciatori della legalità e gli intermediari, e le imprese edili. Quindi oggi non è una premiazione vera e propria, oggi cercheremo di raccontare delle storie. E questa non è una festa oggi, anche festa è una parola piuttosto pericolosa in questi giorni. È una cerimonia solenne, festosa, di ringraziamento. Non siamo noi protagonisti, non sono le casse edili protagonisti, bensì i premiati, perché i premiati noi oggi diciamo grazie. Ringraziamo chi? Grazie al loro impegno silenzioso, perché sapete bene che, e lo parlo ai miei colleghi delle casse, spesso chi lavora bene, chi è puntuale, quasi non, ecco, non ce ne accorgiamo, no? Perché il pagamento arriva puntualmente entro la fine del mese, i lavoratori sono sempre coperti, gestiamo più problematiche, più le situazioni problematiche. Quindi questo è il momento in cui il nostro sistema si ferma a ringraziare imprese, lavoratori, consulenti che consentono al nostro sistema di andare avanti. E il fatto che poi questa cosa avvenga in un momento come questo non è assolutamente superfluo, è un momento importante per dimostrare che noi, anche in un momento molto complesso, ci fermiamo qualche minuto per ringraziarli e per far capire loro quanto sono importanti per il nostro sistema. E quindi io sinceramente il primo applauso lo vorrei dare proprio alle imprese, ai lavoratori, ai consulenti che oggi sono venuti qui. E loro sono una punta dell'iceberg. Oggi partiranno, tra pochi minuti, 5.000 circa bollini. Li abbiamo chiamati bollini, non abbiamo un termine più adeguato. Sono bollini che vengono inviati a tutti quanti i premiati, cioè a tutte quante le imprese e tutti quanti i consulenti che sono stati segnalati dalle casse edili, perché si crea una community etica di persone che rispettano le regole e con il loro rispetto delle regole attirano altri a rispettarle. Io non vi tedio oltre, vi chiedo un applauso altrettanto caloroso per il presentatore di questa serata, Moreno Morello. Eccoci qua. Salve a tutti, salve a tutti. Ciao, com'è? Tutto bene? Bene, grazie. Ci siamo visti l'anno scorso, ci vediamo quest'anno inaspettatamente con una manifestazione ancora più altisonante, da un vago retrogusto di amuchina che non ci aspettavamo, però è così, quest'anno è così, e quindi vi chiederemo scusa per quelli che potranno essere i disagi durante la nostra manifestazione. Cerchiamo di darci una mano per rispettare tutti i protocolli, vero, hai previsto della mucchina per chi salirà e abbiamo messo il dispenser lì come nelle migliori attività.
tutti i premi sono stati sanificati, la nostra hostess è stata addirittura bollita prima di essere messa lì, dovremmo essere asettici a sufficienza. Qualora salissimo sul palco in un numero leggermente più cospicuo, cerchiamo di sfruttare tutta la lunghezza del palco per poter mantenere le distanze e avere così una manifestazione più salubre possibile o quantomeno asintomatica. Signori, allora buon divertimento e cominciamo con questo premio che avrà tutto il rigore del caso. Grazie sempre Fabrizio per la passione con la quale mi ha introdotto a questo mondo delle casse edili. Un applauso per cortesia, perché è un premio a cui ha sempre creduto. E allora cominciamo con i premi, ci saranno anche delle slide che accompagneranno i premi, immagino, con i premi che riguardano i lavoratori. C'è un premio molto carino con cui cominciamo, è il premio 10 e lode. Il premio ai lavoratori con i figli che hanno la media scolastica più alta. Vince quest'anno il premio 10 e lode Lucrezia Zara. Lucrezia Zara della Cassa Edile di Terni. Papà, Lucrezia Zara che sale sul palco. Eccola di qua, immagino che sia accompagnata dal padre, vero? Dal padre? Benissimo, un applauso. Salite di là, così seguiamo il nostro protocollo di sanificazione e poi ci disponiamo sul palco. Anche il microfono che vi conferiremo ha una capsula che di volta in volta viene sostituita. Prego. Eccolo qua, lo facciamo un altro applauso a Lucrezia e al papà. Questo è il premio. Buonasera. So che sotto la mascherina stai sorridendo, vero? Sì, eccolo giusto, lì. Giusto. Te la devi rimettere, volevamo solo vedere lo sorriso, ma te la devi rimettere la mascherina. Sei diplomata con il massimo dei voti, giusto? Sì. In che cosa? Ragioneria indirizzo turistico. Ragioneria indirizzo turistico, immagino sia l'orgoglio di papà, dico bene? Sì, sì, veramente. È stata molto premiata tra tante candidate. Tu lavori da quanti anni? Fammi vedere, sei lavoratore iscritto alla Cassa Edile da 37 anni. Giusto. E da più di 20 anni lavora nelle cave presso un'azienda di inerti e calcestruzzi. Giusto. Benissimo. Complimenti davvero. Grazie. Hai delle altre sorelle, fratelli? Fratello. Eh? Fratello più grande. Fratello, ma non è un secchione come tua figlia, no. L'altro? No, l'altro che lavoro fa? Quanti anni ha? Fa il corriere. Lavora tu, con l'SDA. Un giustamente corriere. Tu lo hai rinnegato come figlio e non sai nemmeno più che lavoro fa, hai fatto bene. Scusa, ma l'emozione. È lei la cocca di papà. Bene, il premio e l'applauso è tutto per te. Complimenti davvero, complimenti a Lucrezia Zara. Io volevo però sul palco ad impalmare questo premio che salissero sul palco quelli che saranno i premianti dei lavoratori e quindi volevo chiamare, perché ci deve essere la foto con tutti i crismi dell'ufficialità sul palco, Alessandro Genovesi, segretario generale nazionale Fillea CGIL e Cristina Raghitta, segretario Filca CISL Emilia Romagna, in rappresentanza della segreteria nazionale. Signori, naturalmente i complimenti vengono fatti gomito a gomito. Facciamo un sindacato di qua e un sindacato di là, può andare bene? Allora adesso io volevo fare questa fotografia, poi prima di fare una chiacchiera veloce con i nostri due rappresentanti farò sostituire la capsula dai microfoni per il vostro saluto. Il nostro fotografo ufficiale ci ha già immortalati. Hai detto un po' più stretti, se ti sente contentemente in galera, hai capito? Non troppo stretti, ragazzi, dovevi comprare il grandangolo per quest'oggi. Benissimo, grazie davvero e complimenti ancora. Sostituiamo la capsula dei microfoni con i nostri rappresentanti sindacali, grazie davvero. Possiamo abbandonare il palco e goderci. Telefoniamo a tutta Terni per informare che avete vinto questo premio. Grazie, complimenti Lucrezia. E allora, un premio importante, una rappresentanza
dirigenziale e sindacale importante, io ora vi darò il microfono rigenerato e risanificato per i saluti di rito. Eccoli qua, un microfono rosso, cominciamo. Grazie. Ecco, cominciamo per cavalleria dalla signora. È rosso. Però. È rosso e quindi non poteva che essere. Pronti? Mi devo adattare. Eh? Mi adatto. Esatto, va bene. Giallo per lei, può andare? Allora, un premio importante che è cresciuto in maniera esponenziale in un solo anno, ha avuto un appeal particolare con le casse edili, penso che sia un orgoglio anche per voi, giusto? Beh, è un orgoglio per noi perché le casse edili, insieme a tutto il sistema bilaterale, sono il fiore all'occhiello del nostro sistema. E premiare qua attraverso il SAI, attraverso questo premio, le aziende, i lavoratori virtuosi è senz'altro il riconoscimento di un sistema a chi lavora sull'etica, a chi dimostra di essere sensibile a temi quali la regolarità, la sicurezza, su cui lavoratori e aziende sono dalla stessa parte. Non esistono interessi contrapposti, esiste un unico e solo interesse. Bene, un premio alla virtù quindi, e noi speriamo che lo percepiscano tutti come un premio alla virtù. Sì, un premio alla virtù che dovrebbe essere in qualche modo da esempio in momenti soprattutto complicati come questi. Sono momenti difficili per tutti, per il Paese, per i lavoratori, per le imprese. E io apprezzo il fatto che pur con mille difficoltà si è qua oggi per dimostrare che il Paese ce la può fare. E se parte nel ripensare il proprio futuro dal lavoro, sicuramente sarà un Paese un filino migliore di quello che il Covid, come dire, ci ha dimostrato essere diventati noi in questi anni. E noi ce lo auguriamo davvero. L'applauso è per voi. Vi chiederei di rimanere qui mentre noi sanifichiamo i microfoni per i prossimi premiati. Vi chiederei di rimanere così, uno da una parte, uno dall'altra, immagino due ruoli in cui vi trovate molto bene, opposti, benissimo, guardatevi con sguardo di sfida ma di stima reciproca, bene, ok? E andiamo al secondo premio, il premio Women Can Build, premio alle lavoratrici donne con il maggior numero di ore lavorate. Sono due le premiate, le chiamiamo una alla volta. Io chiamerei sul palco, pensate, lei ha lavorato 1960 ore lavorate totali, lavora da tanti anni come restauratrice presso l'azienda di famiglia, lei viene da Firenze, Ilaria Cellini. Thank you.
capito. Anche fuori. Staccano vista anche te. Ilicic Mirjana di origini serbe. Serbe, benissimo, benissimo. A Roma impiegata, giusto? Giusto. Bene, il premio è tutto per te. Sappi che quest'anno sei testa di serie nel premio Women Can Build. Signori, posso dedicare il mio premio al mio dottore di lavoro che non c'è più, Bruno Paolo. E noi lo applaudiamo ingegner sicuramente. Bruno Paolo, grazie mille. Grazie. Grazie davvero. Grazie ai premiati e ai premianti che io congederei. Grazie per la vostra partecipazione, per aver dato il crisma dell'ufficialità a questi nostri premi. Ed ora chiamerei sul palco come soggetto premiante Nicola Bonerba, presidente ANCE Puglia. Nicola, ci sanifichiamo. Bene. Come va? Tutto bene? Sai perché sei qua? Dovrai consegnare niente po' di meno che il premio Leggenda. Premio Leggenda che viene attribuito al lavoratore più anziano come età anagrafica. L'organizzazione mi dice che ce n'è uno premio Leggenda, vero? E allora lui lo chiamiamo sul palco, la nostra leggenda dovrebbe venire da Latina, se non sbaglio, chiamerai sul palco Enrico Ciano. Enrico Ciano. Oh, ah, ok, sono più di uno, intanto chiamo Enrico Ciano. Eccolo qui. Che meraviglia, prego. Gomito, gomito, in tanti anni di lavoro ha mai salutato gomito, gomito lei? No, è il primo anno, vero? Accosti molto il microfono, lo accosti bene il microfono? Sì, è il primo anno. Perfetto, vedo che lei punta molto alla sicurezza sul lavoro, c'è anche una FFP2 come mascherina, bravo. Mi dica se è corretto, lei lavora dal lei è del 1938. Ascoltate, 38, 82 anni... Hai capito? Vediamo di capire come ha fatto a mantenersi così. Lavori attivamente nell'azienda storica di famiglia di cui sei il fondatore e capocantiere. Ancora adesso vai a fare il capocantiere? Adesso mi sono fermato un poco perché con il coronavirus avevo un po' paura di andare nei cantieri. Bravo. Hai detto, mi sono fermato per il coronavirus, accosta molto il microfono. Mi sono fermato un po', altrimenti stavo ancora in cantiere. Sì, non è che puoi fare il lavativo tutta la vita. Quando pensi di riprendere il lavoro in cantiere? Quando si finisce questa storia. Come? Quando si finisce questa storia. Bravo. Lungimirante, è l'unico che c'ha la FFP2, si è fermato, ha rispettato il lockdown. Tu sei del 1938, ti ricordi in quale anno fu il tuo primo cantiere? Avevo 14 anni. Avrai bonificato le paludi pontine, no? Sì, tutte. Tutte le hai bonificate tu. Benissimo, avevi 14 anni, ti faccio dare, guarda, un premio importante, direttamente dalle mani di Bonerba il premio, mi raccomando. Complimenti. Non andare via perché io ti voglio sorprendere adesso. Teniamo qua, come facciamo? Non lo so, ve lo devo dare ogni volta, non lo so, me lo dite voi. Tu, perché tu racconti in giro, secondo me, dalle tue parti, di essere il più anziano in cantiere, e invece no, perché io ne ho uno, forse che è più anziano di te, forse. Non so se sia arrivato, lui viene da Alessandria, Pietro Testa, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo Pietro Testa, eccolo qua. Lui racconta di avere 83 anni, però io adesso devo fare dei controlli sul DNA. Gli prelevo un campione di... Devi passare di là, Pietro, purtroppo che c'è la... Il geometra è lei, Leone Gino Baffelli? Sì, lei, sono io. Il premio lo ha ricevuto perché mi dicono che avete 41 anni dichiarati consecutivamente alla Cassa Edile di Brescia. Confermo. Lei conferma? Dovrebbe essere dal
1951, perché guardi, poi abbiamo cambiato. No, bravo, io ce l'ho segnato giusto, 1951. Complimenti davvero, lei da quanti anni lavora? Da quando mi sono diplomato nel 1965. Ininterrottamente? Ininterrottamente, lavoro ancora tuttora. Bene, però oggi ha raggiunto l'acme della sua carriera con questo premio consegnato da loro due. Eccoli qua. Grazie. Lei può dire: sono stato premiato da Trestini e Di Franco. Lo racconti questo, mi raccomando. Le faccio una bella fotografia. Dov'è il fotografo? Tac. Eccolo lì. Perfetto. Signori, i miei complimenti vivissimi per la vostra attività e per la vostra longevità. In bocca al lupo per il proseguo. Grazie. Direi che congediamo tutti e possiamo congedare con un applauso anche Trestini e Di Franco. Dico bene? Che si congedano, non so se momentaneamente, però nel frattempo li congediamo. Hanno svolto il loro incarico con grande impegno. Allora io chiamerei per un premio altisonante, il successivo, chiamerei un altro premiante. Come personaggio premiante chiamerei Orazio Parisi, direttore centrale della tutela, sicurezza e vigilanza sul lavoro dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Dottor Parisi, è un piacere. Allora, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, anche qua io avrei due da premiare. Andiamo a premiare prima il secondo classificato in contumacia, perché non poteva essere presente. Come secondo classificato io chiamerei la ditta che però è contumace, Beton Impianti di Bari, e quindi chiamerei Fabrizio De Serio a ritirare il premio in nome e per conto. Eccolo qui della Cassa Edile di Bari. Fabrizio, ritiri tu. Ritiri in nome tu. Per conto, congratulazioni. Ci facciamo una foto con la Beton Impianti, ci fai una foto qui? Eccola qui, questa è la foto con il loro premio, per consegnarla al fotografo, eccola lì. Ho sbagliato, quella è la vostra. No, fotografo, butta questa foto, se no dopo la... No, ok. Beton, mi metti Beton, grazie. Grazie. Sul territorio Beton, vabbè, adesso noi premiamo l'altro, fermo lì, benissimo. Ora io andrei del gruppo come premio top player, di investimenti in ricerca, secondo classificato c'era Beton, sono le imprese che dichiarano il maggior numero di ore lavorate per ogni lavoratore, il maggior numero di ore lavorate per ogni lavoratore. La Beton Impianti era seconda classificata, prima classificata di questo importantissimo riconoscimento, la Colabeton S.P.A. Eccoli qua, 203 ore dichiarate per ogni operaio, dichiarate e versate al mese, ditta segnalata da numerose casse edili, ritira la dottoressa Cola Jacobo, amministratore delegato, e il dottor Giorgio Ragni, anche il dottor Giorgio Ragni, sì? Direttore operativo, abbiamo altri dell'azienda? Se ce ne sono altri, chiamateli, vi vogliamo qui? Sì, il principale è il lavoratore che è stato premiato, Antonio. Dov'è Antonio? Allora Antonio, per un'ora. Ha vinto, e voi avete il campione della sua specialità. Infatti. Signori, andiamo al centro perché dovete avere giustamente la foto, ditta segnalata da numerose casse edili. Allora che bella, questa è la foto che vogliamo, giusto? Perché il nome delle grandi aziende è fatta anche dall'impegno di ogni suo singolo alfiere. Giustamente lui dice: ci sarò, ma voglio avere il mio premio, vero? Lo vuoi? Mettiti qui. Dov'è? Vallo a prendere, che poi ci fotografiamo. Segnalato da numerose casse edili, vuol dire che il vostro nome vi precede, che vi conoscono come azienda che riesce a dichiarare molte ore per ogni... È una cosa che vi inorgoglisce, un premio che vi aspettavate? No, veramente non ce lo aspettavamo, perché per noi è la normalità fare questo. E quindi è un premio però estremamente importante, soprattutto secondo me, perché oggi viene messa in evidenza l'importanza dell'uomo.
oggi veramente è un elogio all'uomo che è la risorsa più importante per le nostre aziende. Senza la forza umana noi non faremo niente, abbiamo tanta tecnologia, però rimane per noi l'uomo veramente la risorsa più importante, quella che ci fa essere differenti rispetto alle altre aziende, perché la passione che mettono nel loro lavoro e l'impegno veramente ci fanno grandi. Quindi grazie a tutti i lavoratori, a tutti voi che avete veramente, è il prestigio della nostra Italia, e quindi veramente in questo momento difficile dobbiamo mettercela tutta, perché con la passione che ci contraddistingue, soprattutto la creatività, possiamo fare veramente cose grandi, e soprattutto perché riusciamo a fare con le infrastrutture, con l'edilizia, veramente possiamo dare un segno nel mondo per la bellezza che riusciamo a creare. Quindi non mettiamocela tutta, che ce la faremo insieme. Che belle parole, dottoressa! Il premio allora è tutto per voi, direttore Parisi. Grazie. Ecco a voi. Rimanendo distanziati, guardi, glielo tengo io che le rovina la foto, questo microfono, facciamo una bella fotografia con la scritta Colabeton dietro, abbiamo tutte le componenti dell'azienda, giusto, plurititolata quest'oggi. Un applauso ancora per voi e grazie al direttore Parisi. Grazie. Come? Il nostro direttore operativo Giorgio. Giorgio. È il primo uomo della nostra azienda Colabeton. È il direttore operativo. Sì, sono partito come primo assunto di questa società, per cui poi piano piano. Davvero? Sì. Sul serio, come primo assunto? Allora. Allora è artefice anche di tutto, sì, questo, bene, sì, però di tutto questo successo. È stato possibile perché l'azienda è un'azienda importante, è una famiglia importante che è cresciuta sempre nella correttezza, nella regolarità. Per cui è un bel esempio dell'impresa italiana. Questo come volevo. Vi ho detto, molte casse edili vi hanno segnalato, penso sia una bella soddisfazione, in bocca al lupo per il proseguo. Grazie. Il microfono lo consegniamo per tutte le sanificazioni. Ed ora attenzione, perché adesso nell'andare a concludere questa manifestazione abbiamo delle menzioni d'onore del CNCE, e quindi io vorrei sul palco la direzione, e quindi Giovanni Carapella e Bianca Baron come vice direttore. Eccoli qua, li abbiamo qua. Pensate che queste sono le menzioni d'onore, e siccome le menzioni d'onore, giusto, i motivi dell'onore di questi premiati sono serbati segretamente nella cassaforte e nel cuore di questi rappresentanti, non mi hanno dato le motivazioni ufficiali. Hanno detto: noi ti indicheremo i premiati, ma le motivazioni di questo premio, trattandosi di menzioni di onore, le declineremo noi, giusto? Dico bene. Allora io dico che a ritirare il premio Sprint come menzione d'onore c'è la ditta Gambarelli e Company SNC, ritira il premio Daniele Gambarelli della Cassa Edile di Reggio Emilia, Edili Reggio Emilia, eccoli qua. Vieni al centro, benissimo, e a raccontarci perché... Prego, direttore. Sì, noi volevamo avere qui anche la Cassa Edile di Reggio Emilia, purtroppo c'è stato un incidente sull'autostrada, non ce l'hanno fatta raggiungere, però diciamo siamo molto orgogliosi di dare il premio a loro, perché ovviamente rappresentano nella loro categoria un'eccellenza proprio di una provincia dove l'edilizia ha subito una fase di crisi molto profonda e sta cercando di tornare un po' su. Bene. Non so se vuoi dire qualcosa, raccontare quello che fai. Io faccio gli asfalti per le strade, e è un mestiere un po' duro, ma chiaro, tiriamo avanti, diciamo. Molto duro, però ti piace, ti appassiona? Sì, tanto. Bene, ci sarebbe forse anche c'è una motivazione ufficiale da leggere? Sì, allora, numero di giorni di anticipo in linea con i primi classificati, iscrizione dal 1982, basta. Quindi, no, ricordo che le menzioni di onore praticamente sono le menzioni comunque a tutti quanti quei partecipanti al premio che, pur essendoci avvicinati al podio, però comunque non stavano sul podio, ma comunque per la virtuosità e la
e la, diciamo così, la, certo, la regolarità. Perché comunque le categorie sono rigide, quindi magari qualcuno da regolamento non rispecchiava perfettamente quei requisiti, ma non poteva mancare di ricevere un premio per i meriti, dell'azienda. Questo è uno dei tuoi casi, noi ti ringraziamo e siamo felici che tu abbia rappresentato in questo momento. Grazie, ringrazio voi. Bene, grazie davvero. Altra menzione d'onore. Controlli, direttore, si dico tutto bene. A Prefabbricati Pugliesi SRL ritirano il premio il dottor Claudio Caponegro, il direttore tecnico, e il dottor Cosimo Aprile, direttore commerciale. Impresa che ha dichiarato il numero maggiore di ore lavorate da tutte le imprese segnalate nella categoria, ben 53.149 ore. Complimenti. 53.149 ore, facciamo riferimento al bacino di Brindisi, dico bene? Sì. Brindisi, lei è... Io sono il direttore commerciale, il dottor Aprile. Quindi Cosimo Aprile. Perfetto, direttore commerciale. Rappresento l'azienda. Ve l'aspettavate questa menzione particolare per questa motivazione? Noi lavoriamo abitualmente facendo tanti sacrifici, non puntiamo a ricevere i premi ma a garantire lavoro alle nostre manovalanze. Certo, ricevere un premio di questo tipo è un riconoscimento a tutti i sacrifici che in silenzio ogni giorno facciamo per poter andare avanti per noi e per la nostra famiglia. Ed è uno sprone a continuare così. A continuare. Bene, bene. Consegniamo il premio. Io volevo dire una cosa, perché queste menzioni d'onore? Perché l'anno scorso a Bari, nella bellissima cerimonia fatta al Saia di Bari, era il primo anno, ci sono state 11 cassedili coraggiose che hanno aperto il varco. Quest'anno hanno partecipato 56 e quindi abbiamo avuto una serie di segnalazioni molto molto più ampia, per cui ci siamo trovati di fronte a tante realtà che i premi da soli non bastavano, abbiamo pensato anche a queste menzioni aggiuntive. Alle menzioni, giustamente, per coprire tutte quelle che erano le segnalazioni arrivate. Bene, grazie davvero, grazie, grazie mille. Grazie a voi. E abbiamo altre due menzioni d'onore. La menzione d'onore premio Fair Play a Semat S.P.A. Semat S.P.A. Dico bene? Sì. Ritira il premio il dottor Gian Domenico Cuscela. Imponibile contributivo dichiarato più alto tra tutte le imprese segnalate, oltre 110 milioni nei 21 anni dichiarati alla sola Cassa Edile di Taranto. Complimenti, 110 milioni nei 21 anni dichiarati alla sola Cassa Edile di Taranto. Numeri che immagino conosciate bene, giusto? Ma questo premio, questa menzione d'onore magari capita a sorpresa. Vuole aggiungere qualcosa, direttore? Sì, ringraziare la Cassa Edile di Taranto perché ha fatto parte del comitato organizzatore insieme alla Cassa Edile di Bari e ci ha dato una mano nello stilare le classifiche lavorando informaticamente su tutti questi dati che sono arrivati. Bene, il premio, consegniamo il premio, immortaliamo. Grazie mille. Grazie. Complimenti e in bocca al lupo. Ed ora ultima menzione d'onore, premio Endurance Confartigianato di Cesena. Ritira il premio il dottor Gian. Nei 24 anni di rapporto con la CEDAIA ha dichiarato circa 72 milioni di imponibile ed oltre 5.200 imprese. Un lavorone, una mole di lavoro imponente. Ora noi ci siamo fidati dei dati che ci ha dato il signore in piedi che lì ci sta fotografando, che è il direttore della CEDAIA, Marco Degli Angeli, che possiamo anche far venire se vuole venire. Marco Degli Angeli, che ci hai dato questi dati, ha detto non posso perché sta facendo il video per Instagram. Va bene. Se lui viene qua si ferma il video. Giusto. E comunque 5 persone ho le spalle. Esattamente. Oltre la realtà degli studi di consulenti, commercialisti e così via, ovviamente ci sono anche i service delle parti sociali, imprenditoriali, che costituiscono poi parte della proprietà delle casse edili e della gestione, ma loro lavorano appunto per favorire la regolarità, il lavoro regolare, la correttezza, e lo fanno con evidentemente con competenza e continuità. Sì.
No, confermo quello che dicevi tu, è un impegno costante. Io dicevo 35 persone che lavorano nel nostro servizio amministrazione personale di Confartigianato Cesena, quindi ritiro il premio per loro, perché sono poi quelli che tutti i giorni, no, lavorano sulle pratiche da inviare alla Cassedil. Grazie. Grazie davvero, era l'ultima delle nostre menzioni d'onore di questa giornata. Io ringrazio e ringrazio anche il direttore Carapella e il vice direttore Baron. E allora siamo davvero alla conclusione di questa eroica manifestazione, perché tutti, nonostante quelle che sono le difficoltà organizzative, siete riusciti a essere qui. Ringrazio coloro che hanno organizzato la manifestazione. Evidentemente ce ne sarà un'altra anche l'anno prossimo. Io chiamerei al riguardo sul palco, chiamerei di nuovo Nicola Bonerba, il presidente Ance Puglia e Cassa Edile di Bari, e il segretario generale Filca Cisl Puglia e vicepresidente Cassa Edile di Bari, Antonio Delle Noci. Grazie. Eccolo qua, dottor Delle Noci, Nicola. Allora, che dire, la nostra era un'idea che era nata così tra me, il direttore Deserio e il vicepresidente. L'anno scorso ci ha regalato una grande emozione, ma ogni anno, devo dire, cresce. L'abbiamo regalata alla CNCE, sicuri che potesse essere un momento di, finalmente, un momento di inversione e di giusto riconoscimento alla forza lavoro. Le parole della dottoressa sono quelle che noi viviamo ogni giorno in campo. Le nostre imprese sono la nostra famiglia. E abbiamo avuto momenti di grande difficoltà, quest'anno abbiamo affrontato il nemico più difficile, molte imprese di noi hanno provveduto in prima persona a contribuire dando e anticipando la cassa integrazione per regalargli momenti di serenità e di tranquillità, però oggi loro, a prescindere dai nostri comportamenti, si riprendono quello che è il loro momento, la loro capacità, il loro momento di gloria, ed è giusto così. Io sono emozionatissimo, sono contento per questo momento e per questo che succede. È inutile dire che vi aspettiamo l'anno prossimo con grande entusiasmo, il 21 e 23 ottobre al SAIE che si tiene a Bari. Speriamo di avere un unico grande assente, che sia il Covid-19. Lo grazie speriamo a tutti. Grazie, grazie. Anch'io devo associarmi ai complimenti che Nicola, il presidente, faceva per il direttore. Ricordo che eravamo in una riunione di presidenza e il direttore ci raccontò di questa idea di voler istituire un premio per lavoratori e aziende. Effettivamente pensammo subito che fosse veramente un'idea intelligente e carina, perché effettivamente metteva in evidenza, metteva al centro i lavoratori e le imprese, che sono l'anima e il cuore del settore. Quindi oggi vedere questa manifestazione ripetersi a livello nazionale in un contenitore come quello del SAIE, che è un contenitore importante, rende tutta la Cassa Edile di Bari orgogliosi di questa cosa. In particolare io lo sento ancora di più, perché noi come vicepresidenti siamo pro tempori, duriamo solo 2 anni. E quindi orgogliosissimo di essere stato partecipe a questo premio. E grazie ancora e arrivederci a tutti quanti per la prossima edizione. Grazie. Grazie mille, grazie a tutti. Un ringraziamento ancora una volta a Fabrizio De Serio, che con tanta passione segue la preparazione di questo premio. Arrivederci allora a Bari, 21-23 ottobre 2021. Ciao.